Oggi ho preparato per voi questi particolari biscotti tricolore che si realizzano con una pasta frolla alle fragole, una al cacao e una semplice. Seguite il video e scoprite gli ingredienti e il procedimento necessario per prepararli. Per la preparazione della frolla base dei biscotti tre colori abbiamo bisogno di 320 g di farina 00, 180 g di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di sale, mezzo cucchiaino di lievito vanigliato per dolci, un uovo intero più un tuorlo e qualche goccia di aroma vaniglia. In più aggiungeremo anche 200 g di burro morbido. Per la preparazione della frolla rosa abbiamo bisogno di aggiungere alla frolla base bianca 2 cucchiai di farina, 2 cucchiai di marmellata di fragole o lamponi e qualche goccia di colorante rosso alimentare, ovviamente. E per la preparazione della frolla marrone aggiungeremo invece alla frolla base 30 g di cioccolato fondente fuso e 2 cucchiai di cacao amaro. Adesso procedo con la preparazione della frolla basica, che vado poi a dividere in tre parti per preparare le frolle degli altri due colori. Per preparare la frolla base, la prima cosa da fare è polverizzare lo zucchero ed il sale. Quindi metterò nel boccale tutto l'intero zucchero ed il sale e andrò ad impostare 10 secondi a velocità 10. Quindi 10 secondi, velocità 10 e do il via. Allo zucchero e al sale polverizzati vado ad aggiungere subito tutti gli altri ingredienti, quindi la farina, le uova, il burro, l'aroma vaniglia, ed infine il lievito. E vado ad impostare 2 minuti la funzione automatica impastare. Quindi andiamo alla funzione automatica impastare e spostiamo da 45 secondi a 2 minuti e diamo il via. L'impasto che dovrà uscire fuori dalla nostra preparazione sarà un impasto molto appiccicoso e denso, che andremo a dividere in tre parti e andremo a mettere in tre diverse ciotole. Ecco l'impasto pronto, adesso ve lo mostro. Vedete, è un impasto poco compatto, molto appiccicoso, a cui andremo ad aggiungere poi i nostri ingredienti. Adesso lo metto in una ciotola grande e poi lo vado a dividere in tre parti. Come vedete, ho diviso l'impasto in tre ciotole, sono all'incirca tutti i singoli impasti da 250 grammi l'uno. Adesso l'impasto che resterà bianco lo vado a mettere in frigo a riposare e per gli altri due andrò a realizzare la colorazione con la marmellata di fragole, il colorante e con il cioccolato fuso ed il cacao. Quindi vado a preparare le due frolle, inizio da quella rosa mettendo i 2 cucchiai di farina e 2 cucchiai di fragole, di marmellata di fragole. Vado a sistemare l'impasto. L'impasto si è uniformato, adesso metto 2 gocce di colore rosso. Ne metto veramente 2 gocce, giusto per dare una colorazione rosata. E mescolo in modo che il colore si vada ad uniformare. Il tono di rosa che ha raggiunto la mia preparazione mi soddisfa. Se voi volete farlo leggermente più scuro o più chiaro, potete diminuire ed aumentare la quantità di colorante. Adesso metterò anche questa seconda preparazione nel frigo e andrò a preparare quella al cioccolato. Nel frattempo ho anche fuso il mio cioccolato fondente. Quindi
con il terzo impasto metto cioccolato, scusate, il cacao amaro. Un po' alla volta, lo inglobo nell'impasto, dopodiché aggiungo il cioccolato fuso. Quindi, quando ho quasi terminato di inglobare il cacao, vado a mettere il cioccolato fuso. Una volta terminato di inglobare il cioccolato fuso, andrò a mettere anche questo ulteriore impasto in frigo per circa mezz'ora. Nel frattempo ho foderato con carta forno una teglia di circa 30 cm x 20 e su questa teglia andrò a disporre i tre strati che poi andranno in frigo per 3 o 4 ore, meglio se preparate il dolce la sera. Meglio se lasciate l'impasto a frigo freddarsi per tutta la notte. Adesso attendo la mezz'ora, dopodiché vi faccio vedere come stratificare i nostri biscotti tricolore. Ho tirato fuori i tre impasti dal frigo, adesso vado a stenderli nella teglia. Dapprima vado a stendere il bianco, cerco di contattarlo il più possibile e di stenderlo bene con le mani. Dopo aver steso l'impasto di frolla bianca, andiamo a stendere l'impasto al cacao sopra, cercando di livellarlo bene. Lo lavoro già un po' con le mani, cercando di dare una forma quadrata e poi lo vado a stendere cercando di uniformarlo a quello bianco. Adesso, come ultimo step, andiamo a mettere la pasta frolla rosa. I tre strati sono realizzati, andiamoli a mettere in frigo, li teniamo 3 o 4 ore. Io nello specifico, visto che è già sera, li terrò tutta la notte. Domani mattina li tiriamo fuori e li andiamo a tagliare prima della cottura. Ho tirato fuori dal frigo la frolla che ormai si è bella solidificata. Nel frattempo ho sbattuto un albume di un uovo e mi sono procurata dello zucchero di canna per cospargere la superficie dei nostri biscotti. Quindi tolgo la frolla della teglia e vado a tagliarla dal lato lungo con un coltello ben affilato. Una volta tagliata dal lato lungo, vado a fare delle strisce di circa 1,5 cm di larghezza. Prima però vado a risistemare tutti i bordi che ovviamente saranno un po' non perfettamente pari, quindi li vado a rifilare, quindi faccio dei quadratini di 1,5 cm circa. E li dispongo su una placca da forno, in questa maniera. I biscotti sono tagliati, adesso vado a spennellarli con albume, cospargerli con la granella di zucchero e nel frattempo vado a preriscaldare il mio forno a 170 gradi. La cottura dei biscotti sarà di circa 15 minuti. Ho terminato di spennellarli con l'albume, adesso do una passata di zucchero di canna. Dopodiché vado ad infornare. Eccoci pronti per la cottura, ci vediamo tra circa un quarto d'ora. Ecco pronti i nostri biscotti tricolore.
Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video e vi invito a seguirmi sul canale YouTube In Cucina con Messier, dove trovate queste ed altre ricette. E vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per scambiare consigli e ricette con gli altri utenti iscritti. E se volete, potete seguirci anche sul sito www.messierricette.it. E buona cucina per tutti!